Come potrà essere mai arrivato un ragazzo in questa situazione? Disteso in macchina a dormire e su un materasso gonfiabile con un cuscino di casa senza sacopelo. Ragazzi, stanotte io ho dormito molto bene, molto molto bene. Non ho avuto nessun tipo di spiffero dentro, rumori, freddo, no? Cioè, ho dormito praticamente tutto il tempo senza sacopelo. L'ho spostato da quanto. Da quanto caldo c'era, e come minima saranno state 12 gradi, cioè non caldissimo. Però meglio, ti dico, meglio della tenda. L'unica cosa dove la tenda vince in questo caso è il fattore luce, nel senso qua io ho coperto e quant'altro, però la tenda è completamente buia dentro. Almeno io ho la versione tipo della Decathlon di una tenda che si chiama Fresh and Black, e nonostante il nome possa trarre in inganno per altri motivi, indica semplicemente che dentro è fatto di questo materiale, come questo qua, insomma, che riflette e di conseguenza riflette il calore fresh, riflette la luce, cioè non entra la luce perché è tutto nero dentro, black, e quindi ti svegli serenamente. Questa macchina non c'è, meglio. Ci sarebbe anche la possibilità di farlo. Perché l'ultima volta che ho dormito in tenda mi sono portato un telo antigrandine che ho utilizzato per coprire tutta la macchina e quindi da lì non entrava neanche un filo di luce. Si stava benissimo, fa un po' male la mano. Si stava benissimo, ragazzi. Non è questo il caso. All'inizio mi ero messo una mascherina, solo che poi mi dava fastidio perché mi stringeva troppo e quant'altro, allora l'ho tolta. Quindi, ragazzi, mi sono svegliato con la luce, anche se ho un po' di sonno arretrato che devo recuperare. Proverò stanotte, ragazzi. Però per il resto vi posso garantire che non è così malaccio. Cioè, alla fine buttando giù i sedili di questa macchina e non essendoci il pianale storto, nel senso che alcuni pianali quando butti giù c'è sempre quello scalino, quel rialzamento tra il baule e i sedili. In questo caso non è presente, infatti è tutto piatto, si riesce a stare anche comodamente, ma io ci ho dormito anche due qua dentro, quindi non è malaccio. E poi, come un vero cowboy che si rispetti, avrei utilizzato anche questo come mascherina. L'ho utilizzato così. Solo che non volevo sentire l'odore di pelle tutto il giorno, cioè tutta la notte, nel cappello. E quindi me lo sono tolto. E mi sono svegliato. E dopo con calma bisognerà uscire, dare una mano a sistemare e quant'altro. Niente ragazzi, situazione è questa, devo svuotare un po' la macchina da tutto sto casino e poi riusciamo con calma ad andarcene via a fare colazione. Ragazzi, hanno dormito bene alla fine, a parte le mucche, quelle là in fondo che apparentemente con i campanacci hanno fatto un casino allucinante, cosa che io non ho sentito perché ero coccolato dal silenzio dei finestrini. E niente, ora mi devo sistemare. Niente, si sistema, tutta sta roba ci deve stare nelle due macchine e poi con calma si va. E niente ragazzi, si va via, adesso vediamo se andare alla sagra del fungo che abbiamo visto salendo a Roveré o meno. Sagra dei funghi non esiste, era il weekend scorso e quindi ci fermiamo adesso a bere un caffè, decidere cosa sul da farsi. Siamo in questo paesino. Come si chiama questo? È velo? Siamo a velo? Okay. Che stura! Niente ragazzi, alla fine ristoranti, non so neanche come si chiama. Ho tagliato qua i formaggi per in 6, se volete. Con la bella vista, ragazzi, antipasto e si mangia. Ragazzi, dopo il ristorante sono tornato a casa e è stata una giornata completamente di relax perché morto dopo 2 giorni di sonno arretrato. Qualcosa bisognava fare, bisognava assolutamente recuperare. E niente, è andato a letto alle 10 di sera come le galline. Riposato, relativamente riposato. E io vi invito ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani per un prossimo video. Mi raccomando, sempre alle 11.